Ok, lo riprendo 27 annetti dopo questo videino, ormai documento. Sostituisco solo i bei sottofondi musicali che al tempo usavo e che i copyright proprio non gradiscono. Il resto tutto originale, i testi riletti e nelle immagini. Le riprese iniziano sabato con un sopralluogo alla stazione di partenza dello speciale a vapore di domani che ci porterà in Slovenia. Fanta ALE 801 e 940, in servizio dal 1976. Il soprannome per la livrea in arancio e giallo colorato. Sono state le ultime elettromotrici progettate completamente dal servizio materiale trazione delle FS a Firenze. Ma passiamo alle carrozze del treno storico di domani. In grigio Ardesia, Corbellini a carrelli anni 50, nata di terza classe. Centoporte nel bel verde vagone di terza classe. Centoporte in Castano Isabella. Questo lo salto, bagagliaio UIC 1970, rosso fegato beige, una ciabatta tra le scarpe. La bella ABZ di prima classe, livrea castano. Centoporte in Castano Isabella, marcata terza classe, che fu abolita nel 1956 e fu un fatto epocale. Spartana Corbellini a due assi, livrea Castano Isabella. Magnifica tre assi lunga, mista, bagagliaio, terza classe. Un pezzo di storia. Caimano E656, livrea originale, blu orientale, grigio perla. In coda carrozze ungheresi, MAV Start. E636, livrea semplificata castano. Sono loco costruite dal 1940 al 1962, 1890 kW, 110 all'ora con questo rapporto 21-65. Triste il pensier d'esser cucinato, vero? Così poetava Guido Gozzano. Ok, questa è la bella e in buona salute piattaforma girevole. Porto Gruaro Caorle, questo il nome completo, è sulla ferrovia Venezia-Trieste. È capolinea della linea per Casarsa, non elettrificata. Chiusa dal 1966 invece la linea per Treviso. Tutto fare automotori 214 da manovra. È uno scalo ben frequentato. Tigri sui 150 rotti chilometri della Venezia-Trieste.
sono loco giovani, le prime elettroniche in servizio dal 1983. Considerazione a posteriori. Magnifico non vedere inutilmente telefonini dappertutto. Il mio primo TAC analogico, pesante una tonnellata, l'avevo acquistato per necessità nel 1995. Il sound dei sei motori 32R200FS da 350 kW ciascuno. E 46 abbruttito dalla livrea navetta, ma con le rosso fegato. Una gradevole ricognizione in città. Portogruaro, antica città fluviale, numerosi canali, ponti, calli e campielli, e rimangono tre delle cinque porte delle mura. La zona dei mulini e si risale fino al XII secolo, la via del pane, con le gore, i canali artificiali. Abside campanile del Duomo di Sant'Andrea. Questo bel borgo della Venezia orientale, col centro storico in tipico stile veneziano, è sulle sponde del fiume Lemene, che, seppur breve 45 km e nasce dalle risorgive, con la sua navigabilità raggiunge il mare, nei secoli favorì lo sviluppo, specie sotto la Serenissima. Monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale e il Palazzo Comunale. Risale a metà 1200, facciata inconfondibile, merlata, di stile gotico in mattoni a vista, ali laterali aggiunte nel 1500. A seguire altri ampliamenti. In attesa della regina delle locomotive, la 685-196, anno 1920, costruzione Breda, numero di fabbrica 1837, classica di terza serie. Inconfondibile sound dei 12 motori, 82-400FS, ciascuno da 400 kW, del Caimano. Per dire l'evoluzione, le nuove Tigri hanno solo 3 motori, ma 4.900 kW. Voce e scena alla regina, ora. Thank you.
sound completamente diverso dal Caimano, e la differenza tra E632 ed E633 nel rapporto corto di velocità per le E633 più adatto ai merci. Binario libero, la 685 inizia le manovre, salto delle carrozze e aggancio in testa, lato Trieste. Le 685, le migliori vaporiere delle FS, costruite in 271 unità, 120 tonnellate in ordine di marcia, motori a 4 cilindri gemelli con due gruppi di distribuzione, potenza continuativa 1250 cavalli, velocità, e nei miei videini all'inseguimento lo documentavo, 120-130 all'ora. Rodiggio 131, diametro ruote del bissel anteriore 960 mm prima e seconda serie, 980 mm tutte le altre, diametro ruote del bissel posteriore 1220 mm, il diametro delle grandi ruote motrici è 1850 mm e si nota è come...
avanti un 20 metri. Berretto rosso, paletta verde, partenza. Partenza poco felice, problemi alla distribuzione, ora ci faranno perdere un'oretta. Ma un vero macchinista, a mani nude e con un martello o una chiave in mano, è Musineri d'altri tempi. Risolto, paletta e via! Che sia tornato Francesco Baracca? Il tagliamento fa da confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tisana Lignano Bibione, ma in origine nel 1888 era solo la tisana.
zona non... Parate basso, eh? Ok, tutti come le pecore, capio, no? La parola all'Aloysius del 1997. E siamo in attesa da Trieste del 626-238 del Museo Ferroviario, che ci fornerà la spinta in coda per il tratto in salita fino a Villa Officina. Superato Tor Viscosa, Cervignano, Villa Vicentina, ora il fiume Isonzo su due ponti ferroviari, il secondo inaugurato nel 1957 per il doppio binario tra Villa Vicentina e Pieris. A Monfalcone arriva anche la linea per Trieste da Udine via Gorizia, aperta nel 1860, sempre al tempo dell'impero austriaco. E dopo Monfalcone, a Duino si scorge il mare.
tra le maggiori cave europee di marmo già sfruttate dai romani, la pietra di Aurisina. Fermata per dare una precedenza al video Aurisina. Destra per Trieste, noi a sinistra, la linea per Vienna, la Südbahn degli austriaci, la ferrovia meridionale. La stazione di Aurisina, anno 1857, quando venne aperta la tratta Lubiana-Postumia-Trieste. Il 626 in coda spinge, tutta acclive e in curva, questa che è una vera e propria ferrovia di montagna. Il progetto di questa ottocentesca linea è dell'ingegner veneziano, ma cittadino austriaco, Carlo Ghega, che decise di valicare le Alpi con un percorso tortuoso, ma prevalentemente allo scoperto, senza lunghi trafori. Passando per Postumia, Lubiana, Maribor, Graz. La 685 si sgancia, lascia il posto al 626. Il cambio trazione. Nel tratto sloveno, elettrificato a 3000 V continua, ex italiano, ci trainerà il 626. La 685 invece attenderà qui a Villa Officina e ci riporterà a Porto Gruaro. La nostra meta è Postumia e le sue grotte, una tratta di 55 km da Officina, passando per, uso i nomi italiani, Sesana, Poverio, Divaccia, San Pietro del Carso. Nel piazzale italiano arrivano anche i mezzi sloveni. Questo 362 di costruzione Ansaldo deriva direttamente dai 636 FS. Prima dei 362 le ferrovie slovene avevano i 361, cioè E626, rimasti in Jugoslavia a fine Seconda Guerra Mondiale.
Ecco Sesana nel cuore del Carso. Passò l'Italia a fine Prima Guerra Mondiale. Passò la Jugoslavia a fine Seconda Guerra Mondiale. Sesana con la Slovenia, l'indipendenza dal 1991. Da qui si dirama la linea per Nova Gorica e Jesenice, Jesenice in tedesco. La Transalpina. Tipiche elettromotrici slovene anni 60 e 70, soprannominate Gomulka per la loro provenienza, stabilimenti polacchi Pafavac, Breslavia, 1392 kW, 110 all'ora. Previdenti gli sloveni, una draisina seguirà a vista il nostro treno, è al sicurezza. Vivaccia, dietro un bel 362, loco a vapore monumento, serie 28, numero 6, costruita a Neustadt nel 1922, 950 cavalli, 50 all'ora, per pesanti treni merci, in servizio fino al 1978. Le ferrovie statali slovene sono nate nel 1992, si estendono su circa 1200 km di linee, quasi la metà elettrificate a 3000 V corrente continua. Ricordo le 17 locomotive E626 come riparazione di guerra.
Pivka, si pronuncia Piuka in sloveno. Da buon bergamasco, l'unica lingua straniera che conosco è l'italiano, quindi continuerò, per non sbagliare, ad usare i nomi italiani. Siamo a San Pietro del Carso. Comunque, Piuka è capolinea dei 60 km della bella linea per Fiume in Croazia, elettrificata a 3000 volt corrente continua nel 1936 dalle FS. Fiume è oggi Rijeka in croato. Cari amici di viaggio, ci manca solo un tayut, detto in Furlan. Un altro bel 3,62, più che mai un 6,36 nelle semicasse e tre carrelli. Siamo in arrivo a Postumia, Postojna in sloveno. Diciamo stazione FS dal 1919 al 47. Ci accoglie il loco monumento 740-121, costruzione Officine Meccaniche di Napoli, anno 1914, numero di fabbrica 563, ma spiegherò poi cosa ci fa qui a fine visita delle grotte. Alle grotte, dunque! Nel 1928 fu realizzato un importante edificio come sala ricezione ospiti e stazione di partenza dei trenini. Questa è la montagna S10 numero 2044 a benzina, la seconda locomotiva della linea, usata fino al 1957. La prima motrice, con motore sempre a benzina, fu la Montagna 803 anno 1923, che oggi è in un museo qui a Postumia. La terza motrice a benzina è del 1926, la CEMSA 20G numero 20. Oggi i locomotori sono ad accumulatori. I primi due nel 1956, ne seguirono altri 10, gli ultimi nel 1988. Il percorso è ad anello, a doppio binario, scartamento Decoville, lungo 3 km e 700 metri. Le gallerie però si estendono su 21 km in un pittoresco labirinto. La velocità dichiarata dei convogli è 17 all'ora. Videino ferroviario, questo è la visita completa alle affascinanti sculture calcaree di questo paradiso sotterraneo, materia di un altro videino, quindi telegrafico ora. Negli oltre 20 km di gallerie e caverne dalle dimensioni di 30-40 metri per 60-70, alte anche 30 metri, grandioso!
Lasciamo il trenino Decoville a scartamento 620 mm e proseguiamo un po' a piedi. Le grotte si trovano a 680 metri sul livello del mare, un classico esempio di carsismo, e furono sicuramente abitate già nella preistoria. Le prime visite risalgono al 1200, lo testimoniano firme date incise su varie pareti. Sempre telegrafico, nel 1819 furono aperte al pubblico, percorso faticoso e lungo, lumi ad olio e fiaccole. Nel 1872 venne realizzata una rete ferroviaria a binario unico a scartamento ridotto, con due spartani carrelli spinti a mano sui binari, quelli chiamati Phaeton, con a bordo fino a 4 visitatori. Nel 1884 arrivò l'elettricità e le grotte illuminate, potendo così godere delle bellezze del sito. Nel 1924 il Regno d'Italia diede grande sviluppo alle grotte, quindi il primo trenino con locomotiva a benzina, rumorosa e con gli inevitabili gas di scarico. L'anello circolare, come lo vediamo oggi, realizzato tra il 1964 e il 67, nuove rimesse ed un ponte a fine anni 70. Grotte di Postumia, un viaggio sotterraneo in Slovenia. Mi godo il piacere del ritorno col trenino nell'intricato intreccio di caverne e gallerie. Una curiosità, all'interno delle grotte, l'unico ufficio postale sottoterra al mondo. E qua sotto ci vive anche il piccolo Proteo. Animaletto anfibio bianco e completamente cieco, lungo 25-30 centimetri. All'uscita in autobus, prima di tornare in stazione, una visita al caratteristico castello di Parediana. Incassato in una parete rocciosa, quasi una sfida, maestoso e scenico, non fu mai espugnato negli oltre 800 anni della sua storia. Lo vediamo come fu rimaneggiato nel Rinascimento. Nello stemma l'anno 1583. Il nucleo più antico è verso la roccia. Singolare la storia tra genio e follia del conte Erasmo, che si trasformò in ribelle e fuorilegge, e la sua fine. Questi locomotori, chiamati originariamente dagli sloveni E636 potenziati, frutto negli anni 60 di un progetto Ansaldo per soddisfare le richieste dell'allora Jugoslavia, 40 unità da 1,40,
più 10 a passo più lungo, numerate da 101 a 110. Dalle belle Gomulka alla nostra 740-121, dalle targhe posticce però, che non è preda bellica, ma il frutto di uno scambio nel 1982 tra le FS e le ferrovie slovene, che in cambio diedero rotabili al Museo di Campomazio di Trieste, come la 940 a Nova Gorica. Ops, locomotiva francese Alstom, gruppo 363 in Slovenia, Necassé, naso rotto. Casina, no, carro ferroviario mascherato. Necassé più da vicino. Tipica Zurica diesel elettrica gruppo 642, costruzione Durakovic, Croazia, su licenza francese Brissonneau delle BB 63.000. Quasi una carrellata di rotabili sloveni predisposta per noi. E questa non sembrerebbe, è una classica automotrice ALN 668 Fiat Materfer anno 1974, costruita su licenza a Maribor, frontale senza intercomunicante e modificato con una cabina tipo DB tedesca. Circolano come complesso binato automotrice più rimorchio pilota. Siamo a Sesana. Torniamo velocemente sull'italico sacro suolo. E dai che facciamo marcia parallela. Villa Officina viene staccato il 626 e si fermerà qui e tornerà alla trazione la 685. Saluto un amico venuto da Roma. Concentrato su altro,
Non ho verificato se il Drava Budapest-Venezia, il Kras Zagabria-Trieste o il Venezia Express, da quest'anno con una sezione da Timișoara. Marcia parallela, un ideale saluto. Ora briglia sciolta i 1250 cavalli della 685. Non raggiungerà i 120 canonici all'ora, ma darà ugualmente un bel saggio del suo valore da ottuagenaria. È giugno, viene buio tardi, ma è stata una lunga giornata su Otaglie.